una pizza deliziosa, l'osticceria di prima qualità, gusto e tanta passione nel regalare gioie per il tuo palato. Non puoi non provare le nostre specialità, non puoi non venire da noi. Melis Pizza lo trovi in Viale Europa 82 a Castellammare di Stabia. Mister Carboni, ecco, dopo la gara con il Lecce, dopo 4 giorni c'è quest'altra gara importante con Matera, obiettivo vincere per prendersi il terzo posto. Eh sì, assolutamente sì, dobbiamo cercare anche di invertire questa tendenza casalinga che ormai dura da troppo tempo, quindi è chiaro che troviamo un avversario di grande spessore, di grande rispetto, e è una squadra che gioca anche bene, ha ritrovato brillantezza nelle ultime partite, perché il 2017 anche loro hanno avuto un momento di flessione, però adesso è una squadra che sta bene, fa anche un gran bel calcio, e quindi noi dovremo fare una gara di grande sostanza, di grande combattività, lo spirito che serve per poi far bene queste gare. Ecco, lei più volte ripete che queste gare serviranno per prepararsi al meglio per i playoff. Anche Auteri più o meno ha detto la stessa cosa, anche se però ha dato un monito ai suoi ragazzi: non dobbiamo essere scarichi, perché vincere abituato a vincere, e questo sarà importante nei playoff. Assolutamente, assolutamente sì. Anzi, devo smettere, perché è bene sempre parlare della partita che dobbiamo giocare. E adesso noi siamo anche in un momento dove, per esempio, dietro numericamente siamo all'osso, abbiamo perso anche Morero, e quindi abbiamo dei giocatori che 3 gare in una settimana difficilmente le possono fare a un certo livello, quindi siamo veramente contati, però bisogna superare questo momento di difficoltà senza alibi, senza attenuanti, e mettere un campo per tutti i 90 minuti, non solo per 45, per 60 minuti, 90 minuti, 95 minuti, quello spirito che serve, quella voglia, quella determinazione, quella anche lucidità nel cogliere le situazioni, che in parte abbiamo fatto a Lecce, ma è troppo poco per poter portare a casa un risultato importante. Quindi è un banco di prova importante e vogliamo essere pronti per questa sfida. È un banco di prova importante, con quali aspettative vi approccerete proprio alla gara di domani? Ma quello di riscattare una partita con un risultato negativo, che è quello di Lecce, quindi la prima priorità è quella di assolutamente cercare di fare punti importanti contro una squadra che non ha niente da invidiare a Lecce, quindi una squadra che tratta il miglior attacco del campionato. E quindi noi, siccome dietro ultimamente, dietro prendiamo gol con una certa frequenza, e questo mi fa tremendamente arrabbiare a me, tra virgolette, mi hanno sempre dato il catenacciaro, e invece adesso trovarmi in una situazione così, quindi sta a me trovare la coperta giusta, però poi dietro le direttive dell'allenatore c'è anche una volontà feroce per poter ribaltare tutto. Qual è il calciatore che teme di più? No, Matera ha delle buone individualità, ma non le scopro io, ma è l'impianto di gioco, che è un impianto che Auteri conosce molto bene, che ha costruito su determinati giocatori per poter giocare questo tipo di calcio. E quindi la squadra, quando sta bene fisicamente, è una squadra che mette in difficoltà chiunque. Detto questo, poi però anche noi ci siamo, anche noi abbiamo le nostre armi e cominciamo a recuperare qualcuno. Ora dispiace che abbiamo perso dietro ancora un altro giocatore, però come ho detto prima, adesso c'è da superare questa tappa importante. Vogliamo anche regalare una soddisfazione ai nostri tifosi che ormai da troppo tempo che non vedono vincere la propria squadra qui a Castellammare, quindi è una cosa che ci deve stimolare e ci deve dare quella, come ho detto prima, quella grande intensità, quella ferocia che serve in campo per poter poi ribaltare anche una situazione complicata come in questo momento. Ecco, al di là della prima sconfitta della sua parte di gestione, che è arrivata proprio contro il Lecce, io però voglio essere sempre positivo. C'è un dato positivo in questa Juve Stabia, ecco, da utilizzare quando più giocatori è possibile. Lei l'ha detto, io le devo vedere un po' tutti, ne vedremo altre facce nuove, ma soprattutto, ecco, anche il secondo tempo di Lecce ha dimostrato che la squadra, ecco, a discapito di una squadra particolare come quella del Lecce, un campo ostico per tradizione, però se l'è giocata, e possiamo dire che alla fine anche un po' la sfortuna con quel palo colpito da Paponi non ha permesso di ottenere il pareggio.
Ma io queste sono analisi che lascio a voi. Io sono arrabbiato per la gara di Lecce, sono arrabbiato perché prendere un gol dopo 10 secondi, dopo che hai pareggiato, questo mi manda su tutte le furie, e quindi sono arrabbiato, per non usare un termine diverso, e questo non deve succedere. Io le mie squadre non possono subire una situazione negativa dopo che hai fatto di tutto, hai fatto una grande azione, hai fatto un gran gol, e in quel momento lì per noi era anche psicologicamente importante arrivare alla fine del primo tempo con un risultato dove loro erano in un momento di difficoltà, e noi l'abbiamo rimesso in partita noi dopo 10 secondi, e questo non deve accadere, c'è poco da fare. C'è stato qualcosa di buono, la squadra comunque, almeno nella mia gestione, ha sempre avuto una grande reazione, e questo probabilmente è anche figlio di un mio pensiero, di quello che voglio trasmettere, che non si deve mai mollare, si deve sempre dare il 100%, però bisogna fare qualcosa di più, bisogna essere più concentrati, bisogna essere più attenti, bisogna essere più smaliziati, e queste qualità poi fanno anche una grande squadra. Quindi dobbiamo adesso noi, come ho detto prima, ora in questo momento qui ci sono delle difficoltà perché dietro non riesco mai a far giocare gli stessi due partite di fila, ma perché tutte le volte mi succede qualcosa, e però niente, basta, ok, c'è la gara di domani contro un grande attacco, e sono anche curioso di vedere che tipo di reazione avremo. Ecco, Odero ha cercato di caricare ancora una volta questa partita, ha detto: io vengo qui a Castellammare, so, diciamo, che la squadra è una squadra importante, quella di Vestabia, ma soprattutto l'ambiente un po', diciamo, particolare, lasciando intendere ovviamente le pressioni da parte dei tifosi. Ma io ho lavorato anche in piazze dove c'è grande pressione. Qua secondo me, ma lo dico senza, ormai cominciato un po' a conoscermi, io non devo fare da lecchino a nessuno, però qua c'è un pubblico sano, ci hanno dato sempre una mano, almeno da quando sono arrivato io ho sempre avuto, e questo è un segnale importante per la squadra. Quindi la gente, se fate vedere che date tutto, non può anche criticare, ma è una critica che comunque, quando uno è costruttiva, quando uno c'ha, e noi questo non deve mai mancare, non deve mai mancare quella, come dico, io la chiamo rabbia, ma non rabbia, è quell'intensità che serve per le squadre, perché poi le gare che contano sono queste, e quelle che contano di più sono quelle che giocheremo fra un mese. Quindi lì bisogna, non ci sono appelli, non ci sono alibi, non ci sono niente. Quindi ora domani, mi dispiace che purtroppo è un periodo che non riesco mai a mettere in campo una formazione come vorrei, ma con 7, 8, 11, 9 per poter poi dare anche continuità. Però è così, è un banco di prova anche per me, adesso sono anch'io alla prova, quindi bisogna cercare di assolutamente di fare una gara importante domani. Il fatto di aver affrontato in tempi ravvicinati avversari blasonati come Casertana, Lecce, peraltro anche in trasferta, pensa che possa essere un fattore discriminante nella gara di domani? Ma no, noi, il nostro fattore è che dobbiamo per forza fare una gara importante e cercare di vincerla se possibile, perché l'avversario è sicuramente di una portata, cioè è un avversario importante, è un avversario che ha fatto insieme alla Juve Stabia un giorno d'andata strepitoso, era sempre davanti, quindi eravamo in quattro a giocarsi l'unico posto. Adesso siamo insieme, noi due ci siamo, sia il Matera che noi ci siamo un po' attardati, però sono squadre che hanno un potenziale importante per poter battere chiunque, e questo è anche la mia squadra, quindi vogliamo assolutamente cercare di fare una partita per poter ripartire poi e preparare bene la prossima. Ecco, il modulo di Auteri è sempre il 3-4-3, l'ha detto, io verrò a Castellammare con la consapevolezza di avere due risultati su tre per mantenere il terzo posto, però nel DNA di quella mia squadra sarà attaccare l'avversario. Ecco, che atteggiamento deve avere allora di quest'Ape, considerando queste parole di mister Auteri? Noi lo sappiamo, è una squadra che parte bene da dietro, una squadra che giocano con le catene, riescono a sviluppare sempre superiorità numerica, la squadra che ha palleggio. Noi dobbiamo non concedere spazi, dobbiamo essere corti, dobbiamo essere intensi, e poi trovare le soluzioni per poterli mettere in difficoltà. Quindi ho una rosa, qualche pezzo importante, piano piano cominciamo a recuperarlo, e domani torna a disposizione Ripa, che viene da questo periodo dove lo devo gestire, però
Lì ce l'ho risparmiato, non l'ho tenuto fuori per scelta tecnica, quindi so benissimo che lui due gare in tre giorni in questo momento fa fatica a farle, però ci abbiamo Paponi, ci abbiamo Canutè, ci abbiamo Marotta, ci abbiamo Lisi, ci abbiamo Rosafio, ci abbiamo Manarino, quindi i giocatori ci sono qua. Ecco, ci sarà il cabotaggio per squalifica, rivedremo di nuovo Esposito, oppure ha pensato, ecco, un Salvi che nella sua gestione ancora non si è visto? No, ma io ai giocatori, quando dico le cose, non faccio mai scelte per simpatia, però cerco di capire l'avversario, cerco di leggere la settimana, e quindi quei giocatori che si allenano meglio penso che abbiano le giuste motivazioni e giusto dargli una chance. E Stefano non ha trovato spazio ancora, ma lo troverà, se non domani, se domani non lo so, se dopo, anche lui lo metterò alla prova, perché voglio vedere che mi dia una risposta come me l'ha data gli altri che hanno giocato questo periodo qua. È importante che quando poi si fa dei cambi siano cambi produttivi. Se il cambio poi non rimane fino a se stesso, probabilmente un allenatore poi ha le idee anche più chiare. Sempre in relazione al turnover, lei ha parlato di Ripa che ritorna a disposizione, domani c'è possibilità di vederlo nell'undici titolare? Ripa giocherà domani, ora vediamo poi con chi accanto, ma Ripa giocherà domani.